Da Console Lab, siamo alle prese con una nuova riparazione. Abbiamo quest'oggi in riparazione un Tab 4 10 pollici T530. Il problema che affrontiamo oggi è il problema della mancata ricarica. In pratica questo tablet, quando viene inserito in carica, presenta una carica parziale, ossia il tablet va in carica però ad una determinata percentuale si arresta la carica. Abbiamo smontato, come vedete, già il dispositivo e ci siamo concentrati sulla mainboard. Adesso procediamo con lo schematico a guardare quale potrebbe essere il guasto che interessa questo dispositivo. Eccoci qui, passati sul PC, a esaminare nello specifico la riparazione che andremo a effettuare. Abbiamo fotografato la scheda per aiutarci nella visione dello schematico e nella visione reale della scheda stessa. Andiamo sullo schematico. In particolare guardiamo la lista componenti. Nella lista componenti salta subito all'occhio il determinati integrati che gestiscono la carica della batteria e l'accensione del dispositivo. Il componente TR702 e U702 sono strettamente in legame per quel che riguarda la carica della batteria, mentre il componente U701 è quello che generalmente viene chiamato Power Manager, ossia l'IC che regola l'accensione del dispositivo. Appunto, il nostro problema più che altro è un problema legato a un discorso di batteria. La batteria appunto resta in carica fino ad una determinata percentuale. Adesso andiamo a esaminare sia il circuito del Power Manager sia il circuito dell'IC relativo alla batteria. Nota molto importante appunto avere a disposizione lo schematico e confrontarlo con le immagini reali della scheda. Torniamo sullo schematico e scorriamo per vedere se il problema sia un problema noto o meno in casa Samsung. Infatti, molte volte nel manuale di servizio si trovano spunti interessanti per la risoluzione di alcune problematiche complesse. Scorriamo il manuale e individuiamo i problemi relativi all'IC di carica. Ecco qua, possiamo vedere delle linee di guida per il controllo del funzionamento del Power Manager, l'IC U701. In pratica, cosa ci dice schematicamente il manuale di servizio? Ci chiede di controllare a più fasi il funzionamento del componente. Queste fasi le abbiamo già effettuate, abbiamo già effettuato i controlli sul componente e vi elencherò
in modo generico quali sono gli step che il manuale dice di effettuare. Prima di tutto ci dice di controllare se ci sono dei voltaggi sui componenti vicini all'U701. Se ci sono questi voltaggi possiamo andare avanti, quindi possiamo controllare che ci siano, che il dispositivo emetta dei suoni all'accensione. Se il dispositivo emette dei suoni all'accensione, possiamo andare avanti. Controllato il suono all'accensione, possiamo controllare anche se nel circuito relativo allo stesso IC, sull'oscillatore, che è indicato come OSC700, c'è una frequenza di 32 kHz. Questa frequenza l'abbiamo ovviamente controllata, abbiamo controllato il componente e c'è. Nel nostro caso, possiamo quindi, seguendo le indicazioni del manuale, andare avanti e controllare, fare altre analisi. Ma andiamo avanti e guardiamo nello specifico il circuito del Power Manager U701 e la localizzazione. Come riusciamo a localizzare il componente che ci interessa? Ecco appunto, questo è l'U701 e abbiamo l'OSC700, l'oscillatore. Adesso andiamo sul fotografico e guardiamo la nostra scheda. Ci sono degli indizi che ci aiuteranno a individuare i componenti. Come possiamo individuarli? Tornando sullo schematico, vediamo un componente L803 che prenderemo come riferimento. Il componente L803 è nella parte destra della scheda. Ci spostiamo verso destra. Questo è il componente L803 che è un'induttanza. Subito sopra all'induttanza questo quadrato nero è il Power Manager, l'U701, che è protetto da questa costola metallica del frame inferiore inserito dalla Samsung per proteggere il componente. Scorriamo nel manuale e passiamo alla parte che regola la ricarica vera e propria della batteria e l'IC che la gestiscono. Ecco qui ci dice lo schematico, prima di tutto, di inserire il cavo di ricarica, poi di controllare se sono presenti 4,5 volt nel momento in cui parte la ricarica e abbiamo controllato il tutto, ovviamente, e sono presenti, e infine, andando avanti, se la batteria va in carica. Se la batteria va in carica e la carica viene completata in modo naturale, normale, possiamo escludere il malfunzionamento di questi dei due IC che regolano la carica della batteria stessa. Passiamo dunque ad individuare sulla foto della nostra scheda dove sono collocati i due IC da controllare. Possiamo prendere come riferimento la zona tagliata mostrata nello schematico. La zona quindi è la parte sinistra e questo qui è l'oscillatore TR702, questo invece è l'IC di carica batteria, l'U702. Eccolo qua. Cosa ci dice il manuale? Il manuale ci dice appunto di effettuare un'operazione di rimozione
sostituzione oppure risaldatura dei componenti. Nel nostro caso, visto che la batteria si attesta ad una determinata percentuale, procederemo con il reball dei componenti. Per accedere all'IC U702 e per avere uno spazio di lavoro maggiore, andremo a rimuovere questa costola metallica del frame che ricopre i componenti. Dopodiché andremo appunto a effettuare le operazioni di dissaldatura, reball e risaldatura dei componenti. Se il problema non sarà risolto, allora effettueremo la stessa operazione anche sull'IC U701, sul Power Manager. Bene, abbiamo rimontato tutto il tablet, abbiamo effettuato la sostituzione anche perché il solo reball del componente non aveva funzionato, quindi abbiamo sostituito completamente il manager della carica USB, che è questo quadratino nero in basso, e adesso inseriamo il connettore di ricarica e attenderemo che superi la soglia del 65%, che era la soglia massima a cui arrivava la ricarica. Ecco qua, abbiamo inserito il connettore, il tablet sta andando in ricarica, è al 61% e adesso attendiamo che superi la soglia appunto del 65%, che era la soglia massima di ricarica di questo tablet. Bene, come si può osservare, la carica è quasi terminata, è arrivata al 99% di ricarica. Attendiamo adesso che arrivi al 100%. Ecco qua, carica terminata. Stato raggiunto il 100% di carica. Il terminale funziona tranquillamente. Scolleghiamo il cavetto di ricarica e anche questa riparazione è terminata.